con la chat esatto. Mentre la fotti ci dai il consenso di essere ripreso? No ragazzi, siete troppo secchi. No. Andiamo bene comunque. Andiamo bene. Ciao ragazzi, siamo gli Street Gorilla, esperti del fit. E oggi in diretta, come al solito, per la seconda volta nell'Acquatica di Milano, siamo qui per fare delle domande agli uomini questa volta. Per capire che cosa pensano delle ragazze, che cosa guardano nelle ragazze. Let's go, andiamo. Come ti chiami? Mi chiamo Omar, piacere. Piacere, sei bello grosso, devo dire, sì, complimenti. Una bestia. Campione di powerlifting, giusto? Sì, giustissimo. Qual è la prima cosa che guardi in una ragazza? Fra. Metti pure. Me l'ha detto fra. Fra. Prima hai dato il consenso, no? Ma non di essere ripreso, di fare tutto. Do il consenso. Di essere ripreso tutto quello che vuoi. Ora dovresti farci 1000 push up. Ci hai dato il consenso. Vai. Contiamo noi, eh. Vai. 1, 2, 3, 4. Oh, distendi con le braccia. Vedete la schifezza. Bravo. 99.000. Bravo. Oh, che best. Bravo, veramente. Pensa a te, sei venuto in piscina e ti abbiamo pure fatto allenare. Bravo. Cioè, è difficile perché... Come è difficile? Siamo a scuola qua, eh. Non è cioè, se non lo conosco, guardo il fisico. Cioè, poi vado in persona come ho fatto l'altra volta e ma del fisico, cosa guardiamo del fisico? No, è un corpo normale, cioè. Come un corpo normale? Normale. Dipende dove siamo. Che senso? Siamo in chiesa, non posso guardarle. No, gli occhi solitamente. Bel bugiardo questo qua. Devo chiedere prima quale. Sincero, sincero. Ma il viso. Il culo? Subito, bravo. Tutti il culo guardano. No, ma a me è piaciuto perché è molto spontaneo. Esatto. Così prima tutti dicono gli occhi, il braccio, il culo. E poi salgo anche gli occhi. I bianchi lo vogliono più piccolino. Invece voi più grosso. Ciccia, grosso. È il carattere. Il fisico. Che cazzo dici? Dai, bugiardo. Anche il culo. Prima dicevo, oh, guardo il culo, raga. Adesso il carattere. Adesso c'è l'intervista, carattere. Prima ho fatto il figo, guardo le tete, il culo. Prima non c'erano le telecamere. Adesso c'erano le telecamere. Adesso cagato sotto, bisogna fare i bravi. Cioè, anche se ti rompe le balle, basta che ha un bel culo. Va benissimo. Cioè, anche se non sa cucinare, va benissimo. Cucino io. Mi sembra giusto. E gli occhi. Ma che cazzo dici? Ma non è vero, bugiardo. Quali occhi? Gli occhi da dietro o da davanti? Dappertutto. Fisico, quindi giustamente io, l'occhio vuole la sua parte. Io c'ho già da dire una roba, fatto così subito. Quindi il cosa guardi? Culo. Allora, viso e fisico. Gli occhi, il sorriso. No, perché dici così? Sta attento che lì c'è una ragazza che ti guarda. Che è la tua ragazza. Non so se è la tua ragazza. La sua ragazza. Oh, ecco. Ecco perché. Quando c'è la ragazza che guarda. Vabbè, poi il fisico, giustamente. Okay. Allora, puoi andare un attimo di là, un attimo, secondo che. Beh, c'è la sua ragazza dietro, quindi ovviamente non può parlare, giusto? Allora, vabbè, occhi, sorriso e vabbè, fisico in generale. Okay. Non è che guardo solo culo. Cioè, guardo culo insieme. Sembra giusto. Però, non riesco a capire. Soprattutto le forme. Una cosa interessante che sto notando è che tutti quando dicono guardiamo insieme fanno sempre questa posizione. Guardano insieme. No, che cazzo è sto insieme? Allora, io faccio sempre così. Così e poi così. Però in realtà la parte così non l'avevi proprio fatta, hai fatto solo così. Esatto. Il viso. Questo famoso viso. Quale viso, scusa? Culo. Un po' tutto, dai, un po' tutto. Importante ragazze che avete, tutti quanti dovete avere il viso così. Come la conquisti una donna? Ormai non la conquisto quasi più, però. Non è vero. Però qual è la prima cosa che guardi in una donna? La donna, le tette. Giusto. Uno dei pochi, Quindi meglio tetta grossa o... Indubbiamente. Ok. Esatto. Cioè per te deve essere magra, in carne. Ha già cambiato, esatto. Muscolosa. Magra anche. Magra. Anche un po' in carne, va bene. Ok. Anche proprio forme. Diciamo che basta che respira, insomma. Sì, basta esatto. Che respira, va bene tutto. E invece la ragazza muscolosa ti piace? Sì, certo. Sì. Va bene. La ragazza con la barba? Oh no, fa schifo, ragazzi. Meglio palestrata o con un fisico in carne un po'? Fisico in carne. No, palestrata. No. Diamo i suggerimenti. Palestrata. Con l'addome che si vede. Sì, dai. Diciamo che basta che respira, insomma. Sì. Basta esatto, che respira, dai, va bene tutto. Con la barba va bene. Con i pelazzi. Che ha pensato, Con i pelazzi tutte le ascelle. Con i pelazzi tutte le ascelle va bene. Secondo te, vabbè, te lo chiedo, ma meglio una ragazza palestrata o una ragazza un po' in carne ma con delle buone forme? Palestrata.
Mi sembra giusto. Mi sembra giusto anche dal fisico che hai. Una donna palestrata può accompagnare solo, diciamo. Infatti, giusto. Preferisci la ragazza con un bel fisico o un po' in carne? Insomma, la ragazza palestrata, un po' in carne. Tu che cosa ne pensi? Grazie, no, dico grazie e... Hai detto delle belle risposte al tuo ragazzo? Sì, la prima mi è piaciuta più della seconda, okay. Devo dire. Quindi non lo picchierai? Metà e metà. La ragazza muscolosa, secondo te? Spacca. Spacca? Ah, bene, quindi ti faresti anche una ragazza muscolosa. Certo. Bravo, direi che ci siamo. Quindi anche le ragazze allenate vengono viste e vengono guardate. Certo. Allora ragazzi, come vedete, guardate. Ho il segno della canotta, quindi devo per forza tuffarmi perché fa veramente caldo. Abbiamo costume di MyProtein e poi per asciugarmi abbiamo anche l'asciugamano di MyProtein. Insomma, MyProtein ci accompagna anche al mare e in piscina. Se volete la migliore integrazione in circolazione, pagarla anche meno, ma anche l'abbigliamento di qualità, trovate il link in descrizione, codice sconto Gorilla e la pagate anche meno. Secondo te una ragazza palestrata è bella da vedere, muscolosa? Sinceramente a me non mi piacciono. Vedere una ragazza palestrata no. La donna può essere anche stupida, basta che ha un bel fisico, giusto? Ovviamente, l'occhio è la cosa che vede per primo. Poi dopo si conosce il carattere. Ah, vabbè, alla fin fine guardiamo il culo. Ma secondo te un uomo deve essere palestrato o avere la pancia? No, pancia, panzuto. Sì. Mi sembra giusto. Ma invece ti faccio una domanda, secondo te le donne cosa pensano di te? Visto che sei enorme. Allora, visto che sono enorme, penso che ce l'ho un manganello così grosso. Ma se volete ragazzi vi faccio vedere, No, no! Un po' di pump. Ma è enorme, ve lo assicuriamo. Facciamo una mossa insieme. Vai. Oh. Tette grandi o piccole? Belle grandi. Giusto. Belle grandi. No. Okay. Culo grosso o piccolo? Grosso, dipende quanto. Qui vuoi una balena, vuoi? No, una balena. Secondo te le donne cosa guardano di te? Cioè, cos'è la prima cosa che guardano? Le mani. Facci vedere le mani, dai. Facci vedere le mani grosse. È uno schiaffo a uno la pazza. Colore dei capelli, come devono essere? Ah, a me piace un biondo. I capelli biondi, zero. Okay. Cioè, proprio banditi. Però... erano tutte more o castane. Ah, quindi ti è capitata lei così? Sì. Meglio la ragazza palestrata o la ragazza in carne ma con delle buone forme? Tutto l'insieme, diciamo, perché ti devi tenere comunque, penso, più la donna che l'uomo. Però palestrata non da far proprio impressione, però che stia bene col fisico, ecco. Rasata o pelosa? Rasata, ragazzi. Ormai siamo nel 2020. Secondo te è meglio una ragazza stupida ma con un bel fisico o con un fisico brutto ma che ti sappia dare stupido, dei valori? Stupido un bel fisico, via. Cazzo, la gente non però non abbiamo parlato di carattere. Molto importante, se vuoi una cosa seria è molto importante. Sì. Sai che sei l'unica persona che ha detto questa risposta in tutte le interviste che abbiamo fatto? Non so se prendo come un complimento o no. Ti piacciono le bionde? Ti piacciono le ragazze un po' in carne? Perché sei insieme a Elo? Infatti, cioè. E sono trovato lei e per adesso va bene lei. E hai guardato gli occhi? Ho guardato gli occhi. Bravo. Come ti chiami? Daniele. Allora, qua domanda schietta proprio. Tette e culo. E allora questa cosa qui secondo me necessiterebbe di un approccio scientifico, perché quando l'uomo era agli albori, che si mettevano praticamente a quattro zampe, quello che vedeva prima era il culo. Quindi il culo in realtà cosa stai dicendo? È un surrogato. Ma va a cagare!